Sarà una cabina di regia a monitorare la movida sulmonese. L'argomento è stato affrontato nella mattinata di ieri nel corso del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto nella sede della Prefettura dell'Aquila. La convocazione era stata chiesta dal sindaco Gianfranco Di Piero alla luce della preoccupante sequenza di risse e aggressioni nel centro storico del capoluogo Peligno. Sono quattro gli episodi finiti sotto la lente della magistratura solo nell'ultimo mese, dal 17 giugno al 19 luglio. Il controllo del territorio deve fare i conti con la carenza di personale che sta interessando gli uomini e le donne in divisa. In particolare, il problema si sta toccando con mano soprattutto in commissariato, dove dallo scorso maggio manca il turnover tra gli agenti in servizio e spesso saltano le volanti. Tuttavia, il fenomeno sarà tenuto sotto controllo, ha assicurato il prefetto Giancarlo Di Vincenzo, che ha costituito una cabina di regia per monitorare le notti violente di Sulmona. Al momento non sono state individuate ulteriori misure perché, secondo le forze dell'ordine, il fenomeno, seppur rilevante, è circoscritto da alcuni soggetti che peraltro sono stati individuati con le indagini. Tuttavia abbiamo deciso di aggiornarci a cadenza più o meno mensile per tenere sotto controllo la situazione, afferma il primo cittadino di Piero che lo scorso anno, proprio su input della prefettura, aveva varato l'ordinanza sulla movida.